L'anfiteatro di Avella, che è un monumento storico archeologico veramente importante delle nostre zone e della Campania in generale. Infatti è uno dei più antichi della Campania, infatti, durante uno gli dei scavi primi di recupero, di ripristino dell'intero anfiteatro, sempre del 1975 in poi, sono state trovate una serie di oggetti al suo interno, quindi monete, lucerne, oggetti votivi. Quindi si presuppone che questo ambiente fosse un'edicola votiva dedicata al semidio Ercole, semidio a cui si rivolgevano anche i gladiatori, soprattutto i gladiatori prima dei combattimenti. C'è pallone qua, perché c'era una parte di spianata e le coltivazioni intorno. Io sapevo che c'erano anche i cavalli. I cavalli ci sono stati 5-6 anni fa, poi per fortuna hanno tolto il vizio di farli entrare. E vi invitiamo come gruppo archeologico, associazione turistica archeologica Amedeo Maiuri, a venire sempre più numerosi a visitare il nostro anfiteatro, l'antiquarium e i monumenti funerari che abbiamo qui ad Avella. L'anfiteatro, ad opera grazie al gruppo archeologico, è aperto tutti i sabati e la domenica dal 1 maggio al 30 settembre. Per gli altri giorni basta rivolgersi agli uffici della sovrintendenza, che ha ancora la gestione del monumento. Vi aspettiamo numerosi, grazie.